Bonjour Vivians! Oggi vi porto alla Reggia di Versailles per conoscere alcuni buffi aneddoti accaduti tra le sue mura. Vai con la sigla! E lo sponsor! Ma prima, hai bisogno di esercitarti con l'inglese? Con Cambly puoi fare lezioni individuali in video chat pensate appositamente per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Puoi scegliere tra tantissimi tutor madrelingua che vivono in diverse parti del mondo. Il servizio è disponibile a qualsiasi ora del giorno, quindi puoi prenotare un tutor in particolare oppure collegarti immediatamente con quelli online. I corsi di Cambly fanno al caso tuo se hai bisogno di prepararti per una certificazione linguistica, se devi parlare in inglese per lavoro o se semplicemente vuoi migliorare la tua sicurezza nella conversazione. Puoi scegliere il livello di inglese da cui partire. Con il video di presentazione del tutor ti fai già un'idea del suo modo di parlare. Alcuni, ad esempio, insegnano ai bambini o ai principianti, perciò già nel video parlano lentamente e scandendo bene le parole. Io l'ho provata e devo dire che la mia tutor era tranquilla e gentile e mi ha messo a mio agio. Approfittatene ora perché fino alla fine di aprile avete lo sconto del 50%, che è quello più alto effettuato finora in Italia. Lo sconto è valido sui piani annuali e lo otterrete inserendo il codice 50vivi. Avrete anche 10 minuti di prova gratuita soltanto registrandovi e senza inserire altri dati. Trovate tutti i link in descrizione e ora continuiamo con gli aneddoti di Versailles. Sua Altezza il Fabbro. Come forse già saprete, Versailles è piena di passaggi segreti. Erano usati principalmente dalla servitù per arrivare più velocemente da un punto all'altro della reggia. All'occorrenza, però, venivano utilizzati anche dai reali e dai cortigiani per raggiungere luoghi di appuntamento e appartamenti privati senza essere visti. Luigi XVI aveva fatto costruire un corridoio segreto per raggiungere la camera di Maria Antonietta, così non doveva passare per l'ingresso ufficiale, dove le guardie del corpo se la ridevano sotto i baffi ogni volta che veniva rifiutato dalla consorte e se ne tornava sconsolato nelle sue stanze. Ma torniamo all'aneddoto. Un giorno la regina stava percorrendo uno di questi passaggi per raggiungere l'appartamento di sua figlia, quando raggiunse l'ultima porta del corridoio. Ma usò troppa forza per aprirla e ruppe nella serratura il passepartout che serviva per aprire tutte le porte. Avendo già chiuso la porta appena varcata, la regina si trovava imprigionata nel corridoietto, quasi del tutto al buio. Riuscì però ad attirare l'attenzione di un valletto, che si trovava in un gabinetto al di là di una vetrata. Il valletto recuperò un altro passepartout e la raggiunse, liberandola. Bisognava però ancora sbloccare la porta in cui era rimasto il pezzo del primo passepartout. A questo pensò lo stesso re Luigi XVI, che sorprendentemente si cimentò nell'attività di fabbro e riuscì a sbloccare la porta consentendo alla moglie di raggiungere la figlia. E qui parte la scena più comica. Luigi XVI aveva rimontato la serratura e stava provando se la chiave girasse bene. Il valletto intanto gli faceva luce dall'altra parte del corridoio, quindi il re si trovava al buio. In quel momento passò Delmas, un altro valletto che stava aspettando giusto giusto un fabbro per un lavoro. Vedendo un uomo che gli dava le spalle e che stava facendo girare la chiave in tutti i sensi, lo scambiò per il fabbro. Allora gli si avvicinò e colpendolo in modo un po' brusco alle spalle gli disse: «Ehi vecchio, vi fate ben aspettare!» Il re aprì la porta, si girò e Delmas, riconoscendo il suo padrone, urlò dallo spavento. La regina accorse allarmata, trovandosi davanti Delmas spaventato e il re che rideva a crepapelle. Il re assicurò il povero Delmas, che temeva il peggio per la sua gaffe. Grande spavento alla corte di Francia. Una mattina di giugno del 1691 si scoprì che qualcuno aveva tagliato le frange d'oro che ornavano le porte dell'anticamera dei grandi appartamenti e della camera di parata. Era stato asportato anche un pezzo del ricamo del letto regale. Bontemps, il valletto del re, era infuriato e angosciato. Era sua e del custode la responsabilità della mobilia reale. Non si spiegava come fosse potuto accadere in un luogo così sorvegliato sia di giorno che di notte. I cortigiani e la servitù sparlavano di Bontemps e del furto di cui non si capiva la ragione. Il colpevole non si trovava, ma Luigi XIV sembrava non preoccuparsene. La sera dopo il re cenava in gran coperto con altri cortigiani e al momento di servire i dolci, sbam! Un grosso fagotto nerastro cadde sulla tavola, spaventando tutti, tranne il re che tranquillamente commentò: «Credo si tratti delle mie frange». Una delle frange era finita sulla parrucca del re senza che lui se ne fosse accorto e venne tolta delicatamente dal marchese di Livry.
Sua Maestà diede immediatamente l'ordine di chiudere le porte, ma venne eseguito soltanto tre quarti d'ora dopo, lasciando al colpevole il tempo di sparire in tutta calma. È sorprendente che nessuno abbia visto il colpevole lanciare il pacchetto, ma d'altronde alla cena del re assisteva una moltitudine di persone, tutte con gli occhi puntati su di lui. Sul pacchetto venne rinvenuto un biglietto che il marchese di Livry, su invito del re, lesse ad alta voce. «Riprenditi le tue frange, Bontemps. La sofferenza supera il piacere. Bacio le mani al re». «Questa sì che insolenza», mormorò Luigi. Il biglietto sembrava scritto da una donna. Doveva trattarsi di qualche dama alla quale il primo cameriere aveva negato un favore. Luigi XIV dichiarò che solamente un pazzo avrebbe potuto fare una cosa del genere e non se ne preoccupò più di tanto. Ma il povero Bontemps rimase umiliato a vita per questa vicenda. Mogli e pernici. L'attribuzione di questo aneddoto non è certa. Potrebbe riferirsi a Luigi XIV o ad Enrico IV. Ma io ve lo riporto comunque. Luigi XIV aveva la fama di non essere un marito fedele e sembra che il cardinale Mazzarino cercasse di farlo rigare dritto, invitandolo a comportarsi da buon re cristiano e quindi a rimanere fedele alla sua novella sposa. Il re ignorò tale consiglio, ma visto che il cardinale continuava a criticare la sua condotta, finse di mostrarsi pentito e lo invitò a pranzare con lui. Fece servire al cardinale il suo piatto preferito, le pernici ripiene. Mazzarino ne fu molto lieto e mangiò con gusto, tanto che il re lo invitò anche per il giorno successivo. Eccellente. Anche il giorno seguente il menù prevedeva pernici ripiene e il cardinale pensò: che bello, ancora il mio piatto preferito, e mangiò con gusto. La stessa cosa però si ripeté il giorno successivo e quello dopo ancora, al che il cardinale cominciò a essere disgustato dalle pernici e se ne lamentò col re. Mio signore, sempre pernici. A quel punto il re rispose seccamente: sempre la regina. Nobili stomaci. La regina Maria Antonietta di solito mangiava poco, ma ogni tanto le prendeva la voglia di sperimentare nuovi sapori. Così faceva servire a lei e ai suoi ospiti piatti provenienti da paesi stranieri. Un giorno a corte arrivarono alcuni ambasciatori indiani e Maria Antonietta prese l'occasione per provare i loro tipici stufati. La regina e i nobili apprezzarono molto i piatti esotici, ma i loro stomachini delicati non erano abituati alle spezie piccanti come il peperoncino o il curry. Furono costretti quindi a diversi giorni di dieta forzata per ristabilire l'equilibrio di stomaco e intestino. Diciamo che non tutto ciò che è buono all'entrata lo è poi anche all'uscita. Sua Maestà non sbaglia mai. Luigi XIV giocava quasi tutti i giorni a biliardo, con il disappunto di sua cognata, la duchessa d'Orléans, che evidentemente si annoiava e diceva: si va al biliardo e si ci sdraia sul ventre, senza che nessuno pronunzi una parola. Si resta così accoccolati finché il re non ha terminato una partita. Allora tutti si alzano e si passa alla musica. Il re non giocava male, ma anche lui ogni tanto perdeva. Solo che quando c'era da contestare un suo colpo, i cortigiani non osavano dar torto a Sua Maestà. Un temerario però ci fu. Luigi XIV chiese al duca di Gramont di giudicare un suo colpo ed egli rispose: «Inutile, sire, vostra maestà ha perduto. Come potete decidere contro di me prima di sapere? Andiamo, sire, non vi rendete conto che se appena la cosa fosse stata dubbia, tutti questi signori si sarebbero affrettati a darvi partita vinta?» Gite pericolose. In inverno il Gran Canal di Versailles si ghiacciava e ci si poteva pattinare o andare in slitta. Il 31 dicembre 1684 lo strato di ghiaccio però era troppo sottile e si spezzò. Le principesse caddero e il principe di Gondé affondò nell'acqua fino al collo. Fortunatamente non ci furono gravi conseguenze e gli ospiti ebbero qualcosa di cui parlare nelle noiose e ripetitive giornate a corte. Sì, ok, ma state calmi. Il 6 agosto 1682 nacque il duca di Borgogna, il primo dei nipoti di Luigi XIV. Nel castello tutti urlarono per la gioia e la notizia arrivò subito in città, creando scompiglio. La gente si accalcò nelle gallerie e negli appartamenti di Versailles per farsi vedere dal re, applaudendo al suo passaggio.
Alcuni però si fecero prendere un po' troppo dall'entusiasmo e per dimostrare che la loro felicità non era inferiore a quella dei nobili, iniziarono a spaccare tutti i vetri della sovrintendenza, ad accendere fuochi in cui gettavano tutto quello che trovavano a portata di mano, persino i propri abiti. Bruciarono anche le gru e le impalcature che servivano per le costruzioni. E se non fossero stati trattenuti, avrebbero bruciato anche tutto il legname che si trovava nei cantieri. Quando fu avvertito, il re rispose: «Lasciateli fare, purché non brucino anche noi». Gaff e lecchinaggio estremo. L'immagine maestosa che Luigi XIV aveva creato intorno alla sua persona incuteva timore ai suoi cortigiani. Quando si sentivano i colpi del bastone regale avvicinarsi, tutti rimanevano in silenzio. Chi non era abituato a vederlo e a parlargli perdeva il filo del discorso e anche i più intelligenti e coraggiosi cadevano in gaff o in ridicole leccate del regal fondoschiena. Ad esempio, il cardinale d'Estrée stava cenando alla tavola del re, ormai vecchio e sdentato. Luigi XIV si lamentava amaramente dei denti persi e il cardinale gli rispose: «Denti, denti sire, chi ne ha più al giorno d'oggi?» Ma nel farlo mise in mostra una dentiera stupenda. Lo scrittore e drammaturgo Racine godeva dell'amicizia e della stima del re, il quale lo invitò a seguirlo nella campagna d'Olanda nel 1677. L'amico preferì rimanere a Parigi e al ritorno di Luigi, per giustificarsi, pronunciò una frase che sembrava stare tra la super leccata e una presa in giro. «Come non avete avuto voglia di vedere un assedio? Il viaggio non era lungo». «Sire», rispose Racine, «è tutta colpa del mio sarto, che è stato troppo lento. Gli avevo ordinato un abito da campagna. Quando me l'ha consegnato, le città che vostra maestà assediava erano già state prese». Anche il figlio del re si preoccupava di lusingare il padre. Luigi Augusto di Borbone, figlio di Luigi XIV e Madame de Montespan, si rivolse al padre dicendo: «Ah, sire, io rimarrò sempre un ignorante. Il mio precettore mi concede una giornata di vacanza ogni volta che voi riportate una vittoria». Luigi XIV chiese al duca di Uzès, la cui moglie era incinta, quando avrebbe avuto luogo il lieto evento. «Ah, sire, quando la maestà vostra lo vorrà!» Racine, prima di morire, decise di farsi seppellire tra i suoi amici giansenisti. Quando il re manifestò la sua disapprovazione, Monsieur de Custine rispose: «Ah, sire, da vivo Racine non l'avrebbe mai fatto!» Lesa maestà. Era usanza che i paggi tenessero due fiaccole accese nella stessa mano, in modo da avere l'altra libera di allontanare i seccatori al passaggio del re. Il marchese di Monconseil fu paggio di Luigi XIV verso la fine del regno e una sera, mentre scortava il monarca di ritorno da una visita a Madame de Maintenon, si piegò troppo incendiando inavvertitamente la parrucca del re. L'incidente non ebbe conseguenze, a parte lo spavento di entrambi, soprattutto quello del marchese, che 60 anni dopo, nel menzionare l'episodio, tremava ancora dal terrore. Per un biscotto. Luigi XIV perdeva raramente le staffe, ma quando succedeva era meglio non essere presenti, perché menava proprio. Una sera, dopo cena, il re si stava allontanando da tavola, quando scorse un valletto che nel portare via una fruttiera si infilava lestamente un biscotto in tasca. Il re si mise bruscamente il cappello e si precipitò contro il malcapitato, che ancora non si era accorto di essere stato beccato. Luigi si mise a percuoterlo col suo bastone di giunco sulla testa e sulla schiena, così forte che il bastone si spezzò in due. Il re in quel momento si fermò, sconcertato dalla sua perdita di controllo, e il valletto ne approfittò per scappare. Un'ora dopo si rivolse al suo confessore, padre Lachaise, esclamando: «Ah, l'ho picchiato sodo quel birbante, ma ho peccato d'ira, padre, e me ne scuso». Una reazione un po' eccessiva per il furto di un biscotto, soprattutto da parte di un re solitamente calmo. Sembra però che il re fosse già adirato perché suo figlio, il duca di Man, aveva fatto la figura del codardo in guerra. E il povero valletto aveva scelto proprio il momento sbagliato per rubare quel dannato biscotto. Attento alle molle. Un altro scoppio d'ira Luigi XIV lo ebbe nel 1689, al tempo della guerra di successione del Palatinato.
Questa volta non per una cosa da poco come fu per il biscotto. Il segretario di Stato Louvois voleva bruciare la città di Treviri. Il re non era d'accordo, ci fu una discussione, ma Luigi rimase fermo sulla sua posizione. Louvois non si diede per vinto e qualche giorno dopo riprese la questione, dicendo al re che capiva i suoi scrupoli e che quindi aveva pensato di rendergli un gran servigio prendendo la cosa su di sé e dando lui stesso l'ordine di distruggere Treviri. Il re fu colto da un impeto d'ira, prese le molle del caminetto e stava per saltare addosso a Louvois, ma Madame de Maintenon salvò la situazione, precipitandosi tra loro e gridando: «Sire, che volete fare?» E gli tolse le molle dalle mani. Louvois intanto se la svignava. E gli disse ancora, bruciante di rabbia: «Spedite immediatamente un corriere con un controordine e che arrivi a tempo, e sappiate che la vostra testa ne risponderà se si brucerà una sola casa». Louvois aveva bleffato, non aveva ancora spedito il primo corriere e si sbrigò a farlo smontare da cavallo. Ci teneva alla pelle e non era stato così folle da spedire un ordine del genere senza autorizzazione. Secondo la fonte però, il re ha sempre creduto che il primo corriere fosse partito e il secondo fosse arrivato a tempo per impedire l'esecuzione. Quanto baccano intorno al deretano del sovrano. Sì, lo so, titolo lungo, ma non ho saputo resistere alla rima. Tra l'altro, rima in ano. La fistola anale è solo uno dei numerosi mali di cui soffrì Luigi XIV. Se volete conoscere la sua lunghissima cartella clinica, guardate il mio video Il Re Sole, una vita di disagi. Oggi sappiamo che questa malattia colpisce soprattutto chi cavalca molto e chi fa troppi clisteri con siringhe di metallo non sterili. Ne sai qualcosa, Luigi? Voglio un clistere, c***o! Il chirurgo che operò il re fece pratica su molti poveracci che avevano la stessa patologia, mandandone parecchi al creatore. Venivano sepolti all'alba, senza suono di campane, di modo che nessuno potesse rendersi conto di cosa stesse succedendo. L'operazione al sedere del re fu un successo e lanciò la moda fra i cortigiani di farsi operare dello stesso problema del sovrano, anche se talvolta non ne avevano il bisogno. In tutto il regno si tennero numerose ed elaborate feste civili e religiose per celebrare la salvezza del re. Il chirurgo ricevette il titolo nobiliare di signore di Flap. La duchessa di Brino compose l'aria Grand Dieu sauve la roi per l'operazione e secondo alcuni da quest'aria avrebbe origine l'inno d'Inghilterra God Save the Queen. L'operazione diede inoltre una svolta epocale al mondo della chirurgia. Fino ad allora i chirurghi erano considerati inferiori ai medici. Erano visti un po' come dei macellai, perché operavano manualmente ed entravano a contatto con il sangue. I chirurghi facevano ancora parte della corporazione dei barbieri e dei parrucchieri, ma grazie al successo dell'operazione la categoria ne guadagnò in prestigio. Che botta di culo! Per oggi il nostro viaggio tra le mura di Versailles termina qui. Se volete farlo conoscere a qualcun altro, condividete il video dove volete. Io vi ricordo che in descrizione trovate il link a Cambly e il codice sconto, più tutti i link ai miei social. Io vi saluto e al prossimo video. Ciao!